Lentamente l'incubo verde si dissolse, lasciando macchie oscure e indelebili nella mia anima. Mi sentivo a pezzi, ero sconvolto. Mi risvegliai con i sudori freddi, nauseato e stanco da morire, riverso in una pozza del mio stesso vomito. La megera aveva detto: portatemi a Cold Steel prima che iniziassi a dare i numeri. Era un indizio, l'unico che avevo. Mi ci volle un secolo per rimettermi in piedi e iniziare a muovermi, ma non appena ci riuscii, iniziai a dirigermi verso l'acciaieria di Cold Steel fuori città. C'era un bel po' di movimento per essere una gelida notte invernale. Camion che andavano e venivano, gente che correva. Avevo un vantaggio sulla misteriosa arpia. Credeva fossi morto, ero inatteso. Ed ero pronto a muovermi. Il brutto trip mi aveva messo di pessimo umore. L'adrenalina mi pompava dolorosamente nelle vene. Barcollando sul tetto illaminato coperto di neve e ghiaccio, ero come un ninja. La forza scorreva in me. Non prendevo in giro nessuno. Alla meglio potevo essere Superman, imbottito di criptonite, pronto a volar giù dal lucernario. Un'area industriale semi-abbandonata nel bel mezzo del nulla. La fabbrica era la copertura perfetta per qualsiasi tipo di attività illegale. Nel cuore dell'impianto il metallo fuso ribolliva come il pentolone di una strega. Era tutto tranne che terminata.
solo a nivel local. Perimetro violato.
La struttura è stata compromessa, ripeto, Deep Six è stato compromesso. Avviare l'operazione Occhi della Morte. Il gergo pacchiano dei militari poteva significare una cosa sola, erano pronti a distruggere le prove e a scomparire nel nulla. Ero così vicino, le verità nascoste erano dietro.